amici telespettatori di Legnano Web TV, un benvenuto da Axel Paderni. Come vedete siamo qui nel bellissimo palazzesto, palazzo del ghiaccio, tempio dell'hockey su ghiaccio lombardo, e sono qua con un personaggio storico dell'hockey club Diavoli Rossoneri di Sesto per fare un po' il commento di questa partita internos che però apre la stagione. Sì, buongiorno a tutti, stiamo aprendo la stagione con una partita amichevole tra le formazioni dei nostri ragazzi miste Under 11 e Under 13. Sono tutti ragazzi che sono con noi oramai da diversi anni, sono cresciuti con noi e questo è il banco di prova prima dell'inizio dei vari campionati di categoria. Beh, intanto ti presento Danilo, comunque sei una delle persone della società e direi che oramai sei un personaggio storico dell'hockey su ghiaccio milanese. Parlavamo prima della partita, io dicevo che ho iniziato alla fine degli anni 80 a seguire questo sport con i Devils, ahimè tu invece eri sponda opposta. Sì, io a quei tempi facevo parte dello staff tecnico del Milano Saima e nel settore giovanile chiaramente, prima come collaboratore del capo allenatore Pavel Kaučić e poi del capo allenatore Finsgaard. Beh, io insomma direi una grande passione per questo sport, sei nato, vissuto e cresciuto sul ghiaccio. Beh, io ho iniziato, oramai sono settantenne, per cui ho iniziato nel lontano 64-65, ho iniziato nelle giovanili dell'Amatori Milano per poi passare alle giovanili dei Diavoli. Diavoli che allora erano sponsorizzati dalla VOV. Intanto diamo un attimo la lettura delle formazioni. In maglia nera abbiamo il numero 1 Calistri, numero 9 Appendino, numero 5 Banchero, numero 52 Bignamini, numero 42 Bonini, numero 21 Buratti, numero 33 Carisi, numero 71 Cavallari, numero 46 Cavallotti, numero 77 Ganzetti, numero 6 Lombardi, numero 88 Mariani, numero 24 Maritano, numero 15 Salas, mentre in maglia rossa abbiamo numero 99 Datei, numero 1 Meli, numero 42 Caccioli, numero 88 Callisti, numero 2 Caperchione, numero 66 Carisi, numero 80 Casiraghi, numero 63 De Jesus, numero 37 Dossena, numero 8 Mauri, numero 21 Portele, numero 95 Ravagnini, numero 15 Visaie Reie, numero 98 Zuccardi. Beh, insomma, direi una partita ottima per iniziare la stagione. Beh, insomma, direi che questi mesi, anche lontani un po' dal ghiaccio durante il lockdown, non sono assolutamente stati facili. No, non sono stati facili, però noi abbiamo un attimino cercato di sopperire a questa mancanza di sport con delle lezioni via web. E intanto abbiamo visto la prima rete dei neri. Comunque, scusa se ti ho tolto la parola. No, ma ci mancherebbe, anzi, è più giusto. Oh, bellissimo. Continuando, abbiamo poi fatto dell'attività fisica a corpo libero, quando ci hanno permesso di uscire dalle nostre case, per poi iniziare la stagione con un camp chiamato Restart, che ha coinvolto quasi 50 dei nostri ragazzi, tutti quelli che comunque vedete in campo c'erano, per una settimana piena di hockey qui al Palasesto, dalla fine di agosto alla prima settimana di settembre. Beh, insomma, io direi anche per i Diavoli Rossoneri, ricordiamo tra virgolette parenti dei grandissimi Diavoli, ricordiamo la società più storica dell'hockey su ghiaccio italiano, veramente dei numeri molto importanti. Quanti ragazzi fanno parte di tutto il movimento giovanile? Ma per quanto riguarda il nostro movimento, quindi Diavoli, noi facciamo solo campionati giovanili dall'Under 9 all'Under 17, alcuni campionati in collaborazione con altre società. Abbiamo in questo momento poco meno di 100 iscritti. Diciamo che mediamente la nostra stagione
Abbiamo circa 110-120 giocatori praticanti dai 5 ai 17 anni. Tanto abbiamo visto anche un'altra rete per i rossi, siamo 1-1, direi una partita ben combattuta. E parlando un po' del numero di squadre, quante squadre attualmente compongono tutto l'organico della società? Allora, la nostra società ha innanzitutto abbiamo una scuola hockey dove diamo la possibilità a tutti i bimbi fino a una certa età chiaramente di fare 3 prove gratuite tutti i sabati mattina dalle 11 a mezzogiorno. Al termine di queste prove gratuite potranno decidere se iscriversi, associarsi alla nostra società e quindi andare poi a far parte delle squadre di categoria. Noi abbiamo dopo la scuola hockey una formazione under 9, una under 11, una under 13, una under 15 e una under 17 che facciamo in collaborazione con una società di Torino. Quindi abbiamo campionati regionali, interregionali e nazionali. Beh, però io stamattina ero qua al Palasesto, ho visto gli allenamenti delle giovanili, anche l'allenamento dei piccolissimi è veramente stato un'emozione per me, vedere anche bambini di 4-5 anni insomma prendere dimestichezza col ghiaccio. Ma quello che mi ha colpito è anche la presenza anche di grandi ex giocatori dei primi anni 90, insomma di quando ho iniziato a seguire anch'io l'hockey. Sì, noi comunque abbiamo uno staff tecnico abbastanza importante. Se vogliamo anche nominarne qualcuno, che magari, e se vuoi dire un accenno sul palmares, perché sinceramente, insomma, chi meglio di te può dirlo? Sì, noi abbiamo uno staff di professionisti, quindi allenatori diplomati, ex giocatori, tra cui Francesco Banchero, abbiamo il direttore sportivo che è Mattia Mai, che oltre che essere stato un giocatore, un portiere di hockey su ghiaccio di Serie A, gioca in inline ed è vice campione del mondo con la nazionale italiana. Abbiamo Carlo Moore come allenatore, che è anche l'aiuto allenatore della nazionale paralimpica, una delle più forti del mondo. E ci avvaliamo poi della collaborazione anche di Franco Di Franchi, che è un allenatore di origine slovacca con un buon passato in Serie A sia sul ghiaccio e sia in inline. Beh, insomma, assolutamente, io direi che grande importanza. Intanto abbiamo visto un tiro mancato dei neri con il numero 42 Bonini, veramente intanto una partita molto combattuta, quella tra i rossi e i noeri, insomma. Diciamo che comunque attualmente non si possono fare, secondo quello che sono le normative, non si possono fare amichevoli all'estero e purtroppo l'attività è un po' limitata, però diciamo che voi ci tenete tanto a mantenere molto alto il morale dei giovani e soprattutto poi ricordiamo che insomma questa iniziativa di questa partita è molto importante perché fa parte chiaramente delle iniziative a favore della candidatura di Sesto San Giovanni come città europea dello sport del 2022. Infatti vedremo poi nel pomeriggio anche la consegna delle maglie in piazza. Sì, diciamo che questa attività, che inizialmente era prevista come un semplice allenamento, si va poi a ben delineare nel contesto di questa candidatura che per la città di Sesto, ma anche per noi, è molto importante. L'hockey deve crescere, è uno sport, come dicono, secondario, però io ho visto molti che hanno messo sui pattini e poi non li hanno più tolti. Quindi quando ti appassiona entri dentro in certi meccanismi, in certe logiche, in certe realtà, in un mondo che comunque ha anche le sue regole di lealtà, è difficile poi abbandonarle e non appassionarsi. È un gioco velocissimo, anche difficile, ma nello stesso semplice, ma anche semplicissimo. Pattinare, avere una buona visione di gioco, passare il disco
e soprattutto tanto e tanto impegno, voglia di giocare. Beh, come hai detto te, tanta amicizia, tanta lealtà, chiaramente in campo sia avversari, perché giustamente ce le si dà, tra virgolette, di santa ragione fino chiaramente a determinati limiti, però a un certo punto quello che insegna per chi può seguire questo sport, per esempio nel campionato svizzero, che comunque non è a tantissimi chilometri di distanza in Canton Ticino, io prendo una partita che è quella che mi piace meno, io penso che per gli appassionati di hockey svizzero, ma in generale devono vederla, che è Lugano-Ambrì o anche Ambrì-Lugano, che ricordiamo che stasera giocheranno la prima amichevole, anche se concorderai con me che non ci può essere amichevole tra virgolette in campo tra Ambrì e Lugano, ma al termine c'è sempre la pizzata comune, le salsicce, birra, quindi insomma tutto quello che è il quarto tempo che materialmente merita assolutamente per questo sport. Sì, diciamo che nell'hockey in campo si dà il massimo, sia anche della cattiveria sportiva, chiaramente, ripeto, solo cattiveria sportiva. Ma finita la partita, finito tutto. Cioè, quando l'arbitro fischia alla fine del gioco, basta, si lasciano sul campo la carica, magari la piccola irregolarità, e poi fuori si è amici come prima, magari segnati perché c'è stato un piccolo scontro, però si beve qualcosa insieme, se ne riparlerà la prossima partita. Se la via appunto, intanto vediamo appunto la fondo e la rete dei rossi con il numero 24 Maritan, veramente, no scusate, il numero 21 Buratti, direi un 2-1 per i rossi. Insomma, direi che tutto sommato, dopo tutti questi mesi di inattività, e lo stiamo vedendo un po' col campionato svizzero che addirittura sta facendo ben oltre al mese di preparazione a secco, al mese classico sul ghiaccio, addirittura ne stanno facendo due, quindi un lunghissimo precampionato. Però io direi che comunque dopo tutta questa pausa tanto entusiasmo e soprattutto tanta grinta, nonostante sia una partita internos. Sì, ma noi insegniamo anche a questi ragazzi di dare in campo tutta la grinta possibile, indipendentemente dall'avversario. Nella fattispecie sono due squadre nostre, squadra A contro squadra B, diavoli sesto una, diavoli sesto l'altro, ma il campo pretende agonismo, pretende velocità, pretende che un atleta dia il massimo e il meglio di se stesso. E così deve essere. Intanto abbiamo visto un fischio dell'arbitro, vedremo adesso un ingaggio a centrocampo. Beh, forse ha commesso un errore arbitrale, riprende dal centrocampo. E va bene, giustamente devono imparare da una partita internos, e giustamente non possiamo commentare come ho commentato ieri sera insieme al mio collega Rinaldo Badini, tifoso del Saima, e qui lo aggiungo, che segue con me tutto l'hockey su ghiaccio e insomma ci facciamo delle grandi trasferte, diciamo che non può essere un commento così, ma anzi quello che vuole essere la nostra discesa a Sesto San Giovanni vuole essere un qualcosa che fa vedere, e anzi ci auguriamo assolutamente che sempre più bambini, perché comunque ricordiamo l'attività è qui al Palasesto, che ha una posizione io direi logistica fantastica, appena fuori dalla tangenziale, appena fuori dalla metropolitana, quindi è una posizione raggiungibile anche con un grande parcheggio. Ma insomma, se una mamma volesse far praticare questo sport al suo bambino, dov'è che si deve rivolgere? Ma la cosa più semplice è collegarsi al sito diavolisesto.net, prenotare una prove che si fanno, come dicevo prima, al sabato mattina dalle 11 alle 12. Le prime tre prove sono gratuite, dopodiché se al bambino piace, o la bambina, perché abbiamo anche delle femminucce che sono anche molto brave, e piace, si iscrive al club e segue poi quella che è l'attività sportiva della società, nella categoria di pertinenza chiaramente. Beh, insomma, io direi che l'invito è sia per bambini ma anche bambine, anzi, insomma, ricordiamo che anche la nazionale,
la nazionale femminile comunque italiana ha fatto anche dei grandissimi risultati. Poi insomma io direi che a un certo punto siamo nel 2020-2026, 6 anni sembrano un'eternità ma non è un'eternità. Secondo te, e facendo un discorso un po' più generico da appassionato di hockey, come vedi l'hockey italiano, comunque una crescita, comunque come si sta ponendo l'hockey italiano proprio in vista di questo appuntamento importantissimo delle Olimpiadi che si terranno proprio qui a Milano, e infatti questo sarà uno dei campi di allenamento delle squadre? Sì, presuppongo di sì. Io però purtroppo sono un po' pessimista, perché in questo momento nulla si muove. Naturalmente il 2026 è abbastanza lontano, però arriva in un attimo. Purtroppo l'hockey italiano subisce degli alti e dei bassi. Vi sono delle annate stupende perché i grandi sponsor, i grandi capitali, i grandi giocatori, e degli anni meno brillanti quando manca il denaro sostanzialmente. E l'errore, il grosso errore che poco si fa con l'investimento di risorse nei settori giovanili. Quindi una città come Milano, come Milan e Inter nel calcio, se dovesse andare in Serie A vuole vincere subito, quindi prende dei giocatori di grido, anche costosi, e poi il settore giovanile viene lasciato molte volte in secondo ordine. Un po' questo errore che era stato fatto magari all'inizio degli anni 90. Sì, diciamo che con gli anni 90 termina un po' il ciclo di Saema, metà anni 90, Saema e Berlusconi. Saema sappiamo il perché, con la scomparsa prematura del grande, chiamiamolo presidente, anche se non appariva, Peppino Cabassi. Al quale comunque c'è da dire una cosa, anche se non è intanto abbiamo visto un'altra rete da parte dei neri, direi comunque una partita molto gradevole, assolutamente molto piacevole. Beh, io direi che comunque a Cabassi dobbiamo la anche se non è fisicamente comune di Milano, ma direi che oramai anzi la metropolitana di Milano arriva, insomma dobbiamo a lui la costruzione del Forum di Assago, che è purtroppo in questo momento il vero palazzetto dello sport di Milano. Esattamente, anzi io ero in Saema quando la società con il presidente Massimo Moretti aveva dato il via e stavano completando la costruzione del Forum, che doveva essere sulla carta la casa del Milano Saema. Purtroppo la prematura scomparsa ha fatto un attimino morire anche la società, e il Forum poi si è buttato in attività che, a parte la pallacanestro, parliamo dell'Arena Centrale, poco hanno a che vedere con lo sport, soprattutto concerti, ma essendo poi una società privata è giusto che gli imprenditori facciano il loro lavoro, ecco. Beh, comunque poi però allo stesso tempo la casa dei diavoli, direi il palazzetto, comunque ricordiamo un palazzetto che era nato per gli sport comunque a livello generico, anzi questo posso dirlo anch'io a livello personale, ho visto anche una Coppa del Mondo di calcio a 5 fifusa nel 1991, pallacanestro, pallavolo, quindi poi trasformazioni in palaghiaccio, però io devo essere onesto, la struttura io direi che, anche se comunque un po' datata, è assolutamente funzionale. Sì, la struttura è in fase di rimodernamento, dove la nuova proprietà, che è un paio d'anni che c'è questa nuova proprietà, sta investendo parecchio denaro, ma il palasesto nasce da un'idea del grande Fabio Punzo, che come quale dirigente dei Devils di Berlusconi ha poi proseguito con la cessazione dell'attività da parte di Fininvest, diciamo, ha continuato a mantenere in vita i diavoli prendendo questo palazzetto e riconvertendolo da semplice impianto sportivo a pista. A pista di ghiaccio. E da un paio d'anni c'è stato un avvicendamento societario e questa nuova proprietà
ha già incominciato ad investire parecchio denaro per rimodernare gli impianti. I compressori sono nuovi, hanno un anno. E intanto abbiamo visto veramente un bellissimo contropiede con una rete dei neri del numero 15. Adesso andiamo a vedere Visaya Rege, veramente, devo essere onesto, una bellissima azione. Diciamo che non l'hanno anche tanto marcato, quindi diciamo che ha trovato davanti, insomma, un'autostrada, però veramente ha insaccato nella parte bassa destra il disco. Intanto abbiamo visto veramente un'altra ribattuta con una rete da parte dei rossi. Adesso vediamo il numero 21, e il numero 21 che è, non lo riesco a trovare, sì, scusate, Portele, quindi... Portele Klaus. Veramente grande ribattuta, per ora 3-3, insomma, diciamo che è veramente combattuta questa partita e è anche molto piacevole, in tutta sincerità. E io quello che sto vedendo veramente è una grande, comunque, nonostante tutte le difficoltà che ha l'hockey su ghiaccio in Italia, però insomma diciamo che questi giovani, e come hai detto tu, lavorare coi giovani, crederci fortemente, secondo me può essere veramente un grande investimento. Sì, è un grande investimento. Io mi auguro che nel corso di questi anni riusciamo anche noi a mettere davanti una squadra senior per dare poi uno sbocco ai giocatori che escono dalla massima categoria giovanile senza dover poi migrare presso altre mete, quale Chiavenna, dove l'anno scorso avevamo due dei nostri, oppure società svizzere tipo Lambrì e o il Chiasso, dove giocano delle nostre ragazze. Beh, oppure peraltro due di queste ragazze nazionali italiane under 18, oppure anche l'Hockey Club Milano Birs, che comunque diciamo che quest'anno è con molte difficoltà, adesso ripartirà, e diciamo che insomma anche per loro non è assolutamente facile, perché attualmente c'è ancora un'incognita di chi parteciperà al campionato. Ci sono delle formazioni che ahimè sono sparite, diciamo che non è proprio il massimo, cioè è chiaro che non è facile fare progettazione e programmazione in una realtà come questa. Ma questo lockdown ha un po' ferito tutti, perché che mi risulti alcune società non hanno avuto la possibilità di rinnovare dei contratti di sponsorizzazione e quindi mancano le risorse economiche per poter aderire a un campionato che, se anche a livello della vecchia Serie C, è comunque un campionato abbastanza impegnativo, con un livello direi abbastanza buono. Anche noi lo scorso anno diciamo che abbiamo trovato delle grosse difficoltà, perché molti sponsor che purtroppo non hanno potuto fare la propria attività commerciale non hanno potuto poi sostenerci con quell'aiuto che normalmente ci davano. Sì, non è proprio un momento divertente in generale per lo sport italiano. Intanto vediamo una carica irregolare, mi sa che qualcuno andrà in panca cattivi. Ma io non ho visto perché stavo parlando, ma penso di sì, a meno che no, vedo che non è stato graziato, direi, essendo un amichevole. Ecco, ma comunque il senso dell'amichevole è un amichevole, però con i giusti toni di agonismo. Sì, oddio, l'avrei visto veramente in panca cattivi, un po' come la partita di ieri sera dell'Ambrì contro Friburgo. Ricordiamo Friburgo che ha vinto, ahimè, 6-1 contro l'Ambrì, e diciamo che comunque l'Ambrì, insomma, i giocatori hanno fatto qualche errorino e comunque la squadra si è trovata per la maggior parte della partita a subire il power play, molti power play da parte di Friburgo, e insomma vabbè, chiaramente è un'altra situazione, un'altra occasione. Parliamo pur sempre di una partita comunque internos, ma che comunque a noi ci fa piacere trasmettere, perché comunque conosciamo sempre di più la realtà dei Diavoli. E parlando un po' del futuro, secondo te, come chiaramente avendo anche una struttura come questa da usufruire, che ripeto è assolutamente unica, come vedi che può essere lo sviluppo nel prossimo periodo? Ma guarda, noi continueremo comunque sulla nostra strada. La nostra strada è quella di
comunque non lasciare l'attività giovanile. Potremmo aumentare o ridurre l'attività anche perché purtroppo, ma anche per fortuna, al palasesto devono coesistere varie discipline del ghiaccio, per cui avere in teoria con il bacino di utenza che abbiamo potremmo avere quanti giocatori vogliamo, diciamo giocatori principianti. In realtà quello che ci viene a mancare sono un po' le ore, perché è vero, se io avessi 200 bambini anziché 100 avrei bisogno anche di altre ore che in questo momento non possiamo avere, perché purtroppo questa struttura viene purtroppo per noi, ma bene per gli altri, viene condivisa da altre discipline sportive, tipo il pattinaggio sincronizzato, pattinaggio artistico, ritmico, corsi di pattinaggio, per cui le ore diciamo buone per i bambini, perché non possiamo pensare di farli allenare dalle 11 a mezzanotte, intendo dire delle ore che vanno dal dopo scuola, quindi dalle 6 fino al massimo alle 9 di sera, sono chiaramente le più ambite, e bambini sono quelli dell'hockey, ma sono anche quelli del pattinaggio artistico, del sincronizzato e delle altre discipline. Sì, diciamo che magari questa struttura qui, comunque, io ripeto, faccio i complimenti perché è tenuta bene, e devo essere onesto, erano tanti anni che non venivo qui dentro e la trovo assolutamente tenuta, anzi io invito anche tutti gli appassionati magari che volessero farsi una pattinata, perché insomma è molto bello a venire qua, perché come potete vedere trovate una struttura pulita, ordinata, molto organizzata, e questo c'è da fare i complimenti, a disposizione veramente appena fuori la città, ma diciamo che magari sarebbe completa con una pista esterna o una pista d'esterna d'allenamento. Sì, diciamo che una doppia pista, parliamo di pista regolamentare, perché ricordo che il palasesto ha comunque una pista da curling che usiamo soprattutto per i più piccoli, per i bambini più piccoli. È chiaro che due piste coprirebbero tutte le necessità nostre e penso anche delle altre società. Devo dire anche una cosa, il palasesto, avendo la possibilità della pista piccola, prenota a dei costi molto contenuti la pista piccola per feste, compleanni, diciamo ricorrenze, e mette a disposizione anche i pattini a noleggio per le persone o una saletta per la ricreazione e attività ludiche. Diciamo che è anche un modo per avvicinare la gente a pattinare. Si pattina a tutte le età, io attualmente ho 70 anni e metto su ancora i pattini. Ti ho visto, infatti assolutamente la voglia non manca, e ti ho visto assolutamente. Ecco, per cui si può pattinare bene, meno bene, ma l'importante è essere, ognuno fa quello che può e poi prova soddisfazione a migliorarsi. C'è sempre da migliorarsi. Tanto vediamo ancora una partita che, devo essere sincero, ancora in bilico, comunque un 3-3, abbiamo visto adesso un ingaggio a centrocampo, io direi che veramente c'è grande grinta assolutamente, ed è proprio, insomma, stanno giocando in maniera molto, molto agonistica, però facendo un po', tra virgolette, un po' di amarcord, ma allo stesso tempo venendo un po' ai giorni nostri. Chiaramente tu hai detto da dove chi sei, e un attimo hai fatto un excursus sulla tua carriera, ma secondo te a questi giovani, chiaramente, che sono fondamentalmente nati nei primi anni 2000 o addirittura abbiamo visto stamattina bambini di 4-5 anni, intanto abbiamo visto la rete, una bellissima rete dei neri con il numero 2 che è praticamente il... non lo trovo... è il numero 2 Bignamini, veramente complimenti, assolutamente un grande assolo. Però dicendo, tu che hai vissuto i primi anni, fine anni 80, quindi l'epoca d'oro dell'hockey su ghiaccio, cosa ti senti di trasmettere a questi bambini che purtroppo magari dicono: ah, l'hockey su ghiaccio c'è negli Stati Uniti, c'è in Svizzera, magari non sanno neanche che qui in Italia avevamo uno dei campionati migliori d'Europa.
Certo, abbiamo avuto una delle eccellenze a livello di club di campionato nazionale, però io dico questo, l'importante per i bambini è divertirsi, trovare soddisfazione in quello che si fa. Se poi quando arrivi a 20 anni, dico 20 anni intendo dire in età universitaria, dove puoi gestire meglio il tuo tempo, sei anche bravino, puoi riuscire ad entrare in qualche formazione professionistica di serie A o di serie B e avere un piccolo introito che ti aiuta a non pensare. E intanto veramente bellissima la parata in due tempi dell'estremo difensore dei neri, Emanuele Dattei. Veramente mi è sembrato veramente, sembrava, ha fatto un po', sembrava esagerare David Abisher con questa doppia, vabbè, facendo un paragone con, ammetto, uno dei miei portieri preferiti. Rettifico, è Francesco Meli, ho sbagliato perché con così bardati mi sembrano tutti uguali. No, effettivamente sì. E intanto abbiamo benissimo un palo e la rete dei neri con il numero 42, che è il numero 42. Dovrebbe essere Ettore Caccioli. Perdonatemi, ma non è facilissimo leggere in questa. Sì, eccolo qua, Caccioli. Purtroppo la lista mi è stata data un attimo sul telefonino e non la riesco. Perché sta riprendendo? Non riesco a capire. No, se ha segnato. Allora, hanno annullato il gol molto probabilmente perché era dentro l'area di porta e quindi si riprende con un ingaggio. Il giocatore chiaramente non può. Ha fatto un'azione che non poteva fare andando a recuperare. È bellissimo lo slap shot del numero 21 dei rossi Burati, veramente, ma iniziano un po' a caricare come si deve. Ma sì, ma allora rendiamoci conto comunque che questa partita si sta facendo dopo il terzo allenamento. Oltre al camp, il terzo allenamento. Beh, ma questo è anche una dimostrazione che comunque alla fine i bambini comunque apprendono anche molto velocemente e allo stesso tempo io questo poi spero che lo senta chi lo debba sentire, insomma si deve investire nei giovani e soprattutto si deve investire in questo sport. Sì, direi che qui vorrei dire una cosa, noi fino alla fine degli anni 60, parlo dell'hockey italiano ma soprattutto milanese, eravamo quelli, non io chiaramente, che andavamo in giro per il mondo a insegnare hockey a svizzeri, francesi, americani e canadesi. Poi cos'è successo? A cavallo degli anni 70, diciamo che a livello di nazionale giocare contro Svizzera o Francia erano due punti assicurati. Solamente che queste due nazioni hanno fatto dei piani di investimento a breve, medio e lungo termine e abbiamo visto i risultati. Appunto, in Svizzera, parliamoci chiaro, a pochi chilometri dopo la NHL, almeno questo non è solo detto mio ma ha detto chiaramente gli addetti ai lavori, il campionato svizzero in questo momento è il secondo campionato al mondo. Sì, è un'eccellenza. È un'eccellenza di qualità di gioco che può piacere o non piacere, di pubblico, di risorse economiche. Trovare in questo momento dei capitali in Svizzera per l'hockey è abbastanza semplice. Oddio, semplicissimo no, perché ci vuole progettazione. Certo, ma intendo dire, quando tu hai una società che lavora bene, sono le stesse aziende che vengono a cercarti, non sei tu che devi andare a cercare chi ti sostiene. È chiaro che devi lavorare bene, come dicevi tu, avere progettazione, pianificare una serie di attività a breve, medio e lungo termine. Ma appunto, infatti quello che sta facendo adesso Lugano, che è fondamentalmente la Corner Arena, piano piano, ma comunque negli anni ha subito, infatti dalla storica Ressega, ha subito comunque delle opere importanti, chiaramente creando delle lounge, creando praticamente anche degli spazi che magari, che ne so, anche dei pub che magari la gente chiaramente esce dal lavoro e va, dice va, andiamo a bere
farci l'aperitivo e andiamo magari al palazzetto del ghiaccio, ma allo stesso tempo anche per esempio Lambrì, che sta facendo una politica e vedrà pronta tra circa un annetto, si spera per la stagione 2021-2022, la nuova Valascia, chiaramente completamente rifatta anche con Skybox che attraggano le aziende, quindi giustamente un qualcosa che per il futuro. Sì, purtroppo noi manchiamo di questa... Tanto abbiamo visto purtroppo, un incidente, ahimè, sono cose che capitano, va bene, si sta rialzando, cose che speriamo niente di grave, una semplice botta. Come dicevo, manchiamo un po' di managerialità, ma soprattutto non abbiamo la possibilità di creare qualche cosa in tempo breve. Se ben ricordi la possibilità della KHL che si era proposta a Milano qualche anno fa, è chiaro che per riuscire a entrare in quella franchigia dovevi avere anche lo stadio adeguato, avere oltre che la squadra naturalmente. Si parlava della costruzione di un nuovo impianto a Santa Giulia, che però è quello che stanno costruendo adesso, che dovrebbero costruire adesso per le Olimpiadi, quindi già se ne parlava comunque un po' di anni fa. Santa Giulia, via Novara, ma alla fine di tutto è passato il treno della KHL, che per noi poteva anche significare a livello imprenditoriale degli agganci importanti. È passato questo treno, la città di Milano non l'ha preso, e cosa volete che vi dica? Che vogliamo dire? Però adesso c'è un altro treno, che è quello delle Olimpiadi del 2026, ci auguriamo assolutamente di non perderlo, ma soprattutto non perderlo per questi giovani, che veramente io faccio ancora i complimenti per come, insomma, per la grinta e per, insomma, io devo essere onesto, mi sto divertendo molto a vedere questa partita, insomma, diciamo che comunque una partita molto in bilico e insomma... Io me lo auguro più che altro di non perdere il treno per loro, più che altro. Certo, ma io poi ti inviterò a vedere quando faremo giocare i nostri pannolini tonanti, che sono i piccoli bimbi di 4, 5 e 6 anni. E oltretutto devo dire una cosa, c'è un bimbo di 6 anni che se lo vedete andare viaggia come un treno, è una cosa allucinante. E quelli veramente sono simpaticissimi. Diciamo che noi li facciamo giocare, li coccoliamo, cerchiamo di fargli innamorare di questo sport. Loro, ma tutti quelli che giocano per noi, giocano con le nostre... Tanto vediamo un contropiede dei neri, vediamo il numero 88. È bellissima la parata dell'estremo difensore, veramente... A fine partita devo fargli i complimenti, perché sta facendo veramente una grande partita. Sì, diciamo che noi con i portieri siamo sempre stati messi molto bene, avendo poi degli allenatori ex portieri, avevamo anche il know-how per poterli allenare. Ma direi che io come dirigente societario sono soddisfatto di tutto quello che vedo, perché i ragazzi si impegnano, stanno giocando bene. Poi è chiaro, si vince, si perde, però li vedo sempre uscire soddisfatti, magari non contenti della partita, ma soddisfatti perché danno sempre tutto quello che hanno da dare. Poi gli altri sono più forti, vincono, però anche noi ci facciamo rispettare. Beh, diciamo che comunque adesso parlando un po' di Sesto, comunque che... è candidata per la, come città europea dello sport 2002, diciamo che allo stesso tempo, come parlavamo, ci auguriamo veramente della creazione comunque di una seconda pista che potrebbe favorire assolutamente tutti, allo stesso tempo potrebbe chissà mai veramente magari riuscire a incrementare i numeri del settore giovanile, e allo stesso tempo chissà mai, io dico, una squadra in Italian Hockey League. Ma si spera, lo si augura, perché anche Milano merita un'eccellenza in tutte le discipline sportive. Io sono
milanese, e anche se sono qui a Sesto San Giovanni. Beh, oramai Sesto San Giovanni, certo. Dai, è sempre area metropolitana di Milano. Certo. Considero Sesto San Giovanni come un'appendice della nostra città, la considero Milano sostanzialmente, anche se poi è una sua amministrazione, una sua autonomia. Però abbiamo tutto l'Interland che comunque rappresenta la città di Milano come capogruppo di una realtà che oramai è composta da Milano e da tutta la sua... Beh, campagna. Ascolta, facendo un po' un paragone, è un po' come dire la città di... No, è un po' come dire la città di Kloten per Zurigo, quindi a un certo punto parliamo della stessa cosa. Certo. Oramai una volta tra Milano, San Giuliano, piuttosto che Sesto San Giovanni, San Donato, esistevano i campi. Oggi si intravede a malapena un cartello che dice: guarda che qui entri in un'altra amministrazione. Diciamo che la considero un po' come Roma, il municipio di... è una realtà che comunque deve lavorare insieme. Indubbiamente, anzi, si possono creare delle grandi sinergie, e ricordiamo appunto proprio per quello che saranno le Olimpiadi del 2026, il sistema non è tanto la città di Milano, ma il sistema metropolitano di Milano deve essere pronto. E anzi, io sono convinto che, insomma, questi bambini che comunque adesso ci hanno 13 anni, fra 6 anni chissà mai che potremmo vedere qualcuno, sarebbe un sogno vedere qualcuno di questi bambini con la maglia della nazionale italiana alle Olimpiadi. Sì, anche per noi sarebbe un bel sogno che auguriamo. Io devo anche dire che un nostro ex giocatore attualmente sta giocando in America nelle squadre giovanili di Boston, per cui abbiamo avuto... con dei nostri giocatori. E vediamo, mi sembra di aver visto ancora una rete dei neri, veramente, insomma, la vogliono assolutamente, appunto, del numero 21, Portele, che no, è assolutamente bravissimo, autore già di una doppietta, se non ricordo male. Sì, Klaus è con noi fin da quando era anche lui un pannolino tonante, quindi molto piccolo. È un giocatore tosto, un giocatore che non si lascia intimorire, è un lottatore ed è uno che non le manda dire, cioè è uno che se deve intervenire interviene, però è anche molto corretto e molto leale. Bene, io direi che la partita, occhio e croce, dovrebbe essere finita, ma io quello che voglio concludere un attimo con te, quello che mi ha colpito dagli allenamenti di stamattina, chiaramente anche questa partita, io vedo che c'è un grande attaccamento a questa maglia, abbiamo visto appunto pannolini tonanti, come hai detto te, chiaramente anche i ragazzi, poi prima abbiamo visto, anche se tecnicamente è un'altra società, abbiamo visto amatoriale, comunque adulti, ho parlato un attimo prima, cioè giustamente c'erano tanti bambini, cioè tanti ex bambini che sono cresciuti qua, quindi l'attaccamento è una cosa che mi ha più convinto, cioè mi ha più colpito di tutti. E concludendo un attimo con questa nostra bella chiacchierata, qual è il segreto di questo, tra virgolette, successo, perché è un successo comunque? Ma è molto semplice: serietà, passione, voglia di lavorare nostra, della dirigenza, degli allenatori, coinvolgimento dei genitori, cercare di essere vicini ai bambini e farli divertire, poi i risultati vengono da soli. Comunque devo dire che abbiamo sempre avuto delle buone squadre, li abbiamo visti piangere per le sconfitte e sorridere per le vittorie, però non li abbiamo mai visti domi, si sono sempre ripresi per migliorarsi o per lottare
superare i momenti di difficoltà, tutti dei lottatori. Bene, amici telespettatori di Legnano Web TV, vi ringraziamo assolutamente per essere stati con noi in questa, insomma, questa bellissima partita, molto e soprattutto con te, che ci hai mi hai fatto veramente emozionare un po' ritornare indietro con questa nostra bella chiacchierata. E vi ringraziamo e ci vediamo nel proseguimento dei programmi qui su Legnano Web TV. Un arrivederci da Axel Paderni e da Danilo Casero. Arrivederci. Spero che sia andata bene. Bene, amici telespettatori, al post partita siamo qua alle interviste con il coach Franco Jurai. Beh, io direi una partita d'allenamento tutto sommato molto combattuta. Parlavamo che questa partita arriva dopo appena 3 allenamenti. Sì, arriva dopo 3 allenamenti e soprattutto dopo 6 mesi dove, a parte di fare video allenamenti tramite varie applicazioni, non abbiamo potuto andare su ghiaccio e ci è servita per vedere in che condizioni siamo rimasti dopo il famoso lockdown. E abbiamo visto che non è così male come sembrava. No, anzi, addirittura io ti dico la verità, poi perché è un amichevole, non ci sono gli arbitri ufficiali, avrai visto un paio di ragazzini in panca puniti, a dirti la verità. Sì, c'erano certi momenti che se le davano forte, come forse una partita vera. Però è bello che così ci vedano stimoli e c'è quella giusta cattiveria nel sport che ci deve essere anche. Poi ovviamente nei limiti, qualcuno erano anche fuori i limiti, ma i bambini esagerano sempre, quindi ci sta anche ogni tanto. Beh, insomma, diciamo che l'obiettivo numero uno, ed è una cosa che io veramente sono commosso e sono visibilmente compiaciuto, l'obiettivo numero uno della vostra società, dei Diavoli Rossoneri, ricordiamo veramente una delle società più storiche dell'hockey su ghiaccio italiano, è prima di tutto il divertirsi e soprattutto vedere i bambini uscire dal campo col sorriso. Eh sì, perché è una di anche di mentalità che divertendosi si apprende meglio, è anche più facile spiegare certe cose, quindi attraverso divertimento vari, giochi, sport, è anche più facile costringerli a pattinare, è più facile farli divertire e poi tornano molto più volentieri. È quello che è il nostro obiettivo, farli divertire attraverso sport e educare soprattutto per la vita o al di là di fuori di stadio, dove bisogna essere rispettosi, educati, saper apprezzare quello che si ha. Siamo qui con Sergio Valsecchi, il presidente della Consulta dello Sport di Sesto San Giovanni. Che dire, siamo in un impianto che è un'eccellenza, io direi, dello sport italiano. Avete la fortuna di avere una società come i Diavoli Rossoneri che sono veramente un'eccellenza del settore giovanile e della formazione dell'hockey. Concordo pienamente con quello che ha detto. La situazione in cui mi vede qui oggi presente è perché sto accompagnando una commissione europea che domani delibererà per decidere se Sesto sarà città europea dello sport nel 2022, e averli portati qui a vedere questo impianto e aver conosciuto la realtà proprio dei Diavoli dell'hockey senz'altro è una carta vincente per ottenere per noi questa candidatura. Ce lo auguriamo assolutamente, perché Sesto San Giovanni è una delle... I numeri lo dicono, nonostante non è Milano, ma a livello di statistiche Sesto San Giovanni è una delle città con il più alto numero di società sportive e di praticanti sportivi. Diciamo che anche nell'impiantistica sportiva, tutto sommato, comunque ci sono delle grandi eccellenze. L'amministrazione si sta impegnando moltissimo perché a Sesto c'è una ricchezza di impianti un po' trascurate negli ultimi anni, quindi l'impegno di questa amministrazione è già in questi 2 anni aver ridato vita e luce, perché alcuni li abbiamo addirittura riilluminati e fatto risparmio energetico per un futuro, in modo tale che lo sport si possa diffondere qui il più di tutto. La Consulta dello Sport ha come obiettivo di promuovere lo sport, quindi vediamo molto bene tutte queste attività nei confronti di giovani presso gli impianti e presso le scuole. Beh, assolutamente, io direi che poi soprattutto il Palasesto abbiamo visto corsi di pattinaggio, abbiamo visto questa mattina, sono stato emozionato nel vedere addirittura bambini di 4 anni che per la prima volta mettevano i pattini. Parliamoci chiaro, però ci vogliono più ore, e diciamo che l'augurio che possiamo fare anche noi, insomma, una seconda pista di hockey regolamentare.
Quello è la speranza. Diciamo che gli enti comunali non hanno tante possibilità di investimenti, però abbiamo trovato questa forma di questi progetti di finanza dove il privato che interviene e a cui è garantito per anni la possibilità di investire sull'impianto ci sta aiutando a rimodernarli tutti. Il palaghiaccio per noi è un punto di eccellenza, ci distingue perché gli impianti di ghiaccio non ce ne sono tanti e quindi è un po' il fiore all'occhiello della città. Bene, grazie. Grazie a voi. Bene, amici telespettatori di Legnano Web TV, abbiamo qua l'onore di avere il presidente dei mitici diavoli di Sesto San Giovanni, Romeo Antonio. Veramente io sono commosso, sono visibilmente contento di aver passato questa giornata con voi. Ho visto veramente tanti bambini, tanti giovani, tanto entusiasmo per questo sport. Grazie, sei troppo buono, però è vero che viviamo una realtà estremamente felice e fortunata da questo punto di vista. Abbiamo le prenotazioni per le prove che sono strapiene per tutto il mese di settembre fino a metà di ottobre, quindi questo ci fa capire che il lavoro che stiamo facendo ormai da qualche anno di presenza sul territorio, di partecipazione a molti eventi sul territorio, i corsi che facciamo nelle scuole ci stanno dando ragione, perché questa diffusione, questa capillarità di presenza dei Diavoli Sesto ci consente appunto di farci conoscere e di far diventare a Sesto San Giovanni l'hockey su ghiaccio non uno sport esclusivamente chiuso all'interno del palasesto, ma qualcosa che ormai è una componente della nostra società. Io devo farvi complimenti, avete dei numeri di settore giovanile assolutamente impressionanti, ma soprattutto una filosofia. Abbiamo visto bambini che veramente partono dai 4 anni e ho visto anche, insomma, bambini un po' più cresciuti, tra virgolette, che sono veramente attaccati a questa società, e questa è una cosa che non è del tutto comune. Diciamo appunto, abbiamo visto la visita della commissione per la candidatura di Sesto San Giovanni Città Europea dello Sport 2022. Ce lo auguriamo assolutamente e, come dicevo, ci auguriamo magari nella costruzione di una seconda pista che, insomma, sarebbe assolutamente un toccasana. Questo sarebbe un sogno per noi, naturalmente. Ecco, mi piace, sono orgoglioso di dirvi che il progetto principe sul quale si basa, sportivo, sul quale si basa la candidatura di Sesto a Città Europea dello Sport è un progetto di doposcuola sportivo, la cui società capofila di questo progetto sono i Diavoli Sesto, che da 2 anni va avanti. L'anno scorso abbiamo coinvolto 700 bambini delle scuole con vari sport, tra cui appunto l'hockey su ghiaccio, ma il basket, la pallavolo, la scherma, il judo, e niente, questo proprio per confermare sempre di più la nostra voglia di esserci e di non occuparsi solo dell'hockey su ghiaccio, ma di essere attivi assolutamente nella nostra città. Bene, io vi faccio veramente i complimenti e passiamo alla prossima intervista. Grazie. Bene, concludendo questo nostro bellissimo servizio qui dal palasesto di Sesto San Giovanni, non potevamo non avere la fortuna e l'onore di avere qua, insomma, io lo conosco, per chi magari ha qualcuno qualche anno in più lo conosce assolutamente, Mattia Mai, sei stato anche grandissimo portiere dei Vipers di Milano. Sì, Milano Rossoblu, molto giovane, però si è iniziato comunque da lì, perciò assolutamente ti ricordi bene. Beh, io direi che come società tu sei il direttore sportivo, assolutamente avete un'organizzazione impeccabile, comunque degli allenatori di grande pregio e da grande prestigio, con una grande esperienza. Diciamo che cos'è che si può richiedere di più a questo punto? No, sicuramente il progetto nostro è iniziato 6 anni fa, siamo cresciuti veramente tanto con Antonio e anche a livello di allenatori ogni anno cerchiamo di migliorarci, tutti i nostri allenatori hanno brevetti, quello che serve. Il capo allenatore è un Calle Moore, laureato, perciò sicuramente puntiamo tanto da questo punto di vista sugli allenatori, perché alla fine sono un po' il fulcro del lavoro che facciamo. Cosa manca? È facile dire ghiaccio, però non cerchiamo mai di lamentarci, cerchiamo comunque sempre di trovare soluzioni. Tanti incastri, tutto deve sempre funzionare, il lavoro c'è. Beh, a proposito di questo, hai detto non solo ghiaccio, diciamo che è addirittura d'arrivo una collaborazione, io direi, con un'altra, quindi un'eccellenza del ghiaccio con un'eccellenza dell'inline, che è il Quanta Milano, chiaramente la società più titolata a questo momento dell'hockey inline italiano. Come vuole essere questo progetto, appunto, questa collaborazione?
Ma io onestamente, venendo dall'inline, avendo giocato comunque entrambe quando ero più piccolo, da subito creduto fosse importante collaborare qua, soprattutto su Milano dove c'è poco ghiaccio, dove c'è poco spazio, penso che sia fondamentale stare insieme, portare avanti magari comunque uno stesso gruppo, giusto appunto per tenerlo insieme e avere più opportunità. Ormai sono 3 anni che i ragazzi fanno un po' inline e un po' ghiaccio, comunque si completano e l'Under 17 praticamente con questo sistema va in pista 5 volte a settimana e sabato e domenica gioca, perciò siamo riusciti a dare sicuramente un bel boost che ahimè a Milano difficilmente si può trovare solamente facendo la disciplina. Beh, direi una cosa eccellente, una cosa che non è che è nuova, perché faccio un esempio, in Svizzera comunque queste, le due discipline sono complementari. Parlavo con il vicepresidente del SAIA Luca Lugano, ricordiamo la prima realtà di hockey in line svizzero, mi diceva che addirittura giocatori, grandi giocatori come Julien Vluclair, i fratelli Vluclair, quindi Julien e Tristan, sono nati e cresciuti nell'inline e poi sono passati all'hockey su ghiaccio. Sì, sì, no, ma infatti assolutamente può essere, deve essere complementare. Ahimè, non da tutti è visto così, soprattutto su ghiaccio, non è mai facile. Poi alla fine non accettare, però quasi renderlo parte integrante. Noi ci stiamo provando, i ragazzi sono contenti, qualche primo risultato si sta vedendo, perciò avanti tutto. Bene, amici telespettatori di Legnano Web TV, vi ringraziamo Mattia Mai che è stato qui con noi, vi ringraziamo per essere stati con noi in questo bellissimo focus con i diavoli rossoneri di Sesto San Giovanni e ci vediamo nel proseguimento dei programmi di Legnano Web TV. Alla prossima! Bene, amici telespettatori di Legnano Web TV, ben ritornati, siamo col nostro presidente dell'Hockey Club Diavoli di Sesto San Giovanni nella bellissima piazza di Sesto e siamo alla festa comunale delle associazioni. Ricordiamo che però l'invenzione del Sesto Sport qui di Sesto è stata vostra. Beh, dai, qualche anno fa c'era balenata questa idea di provare a mettere in rete tutte le associazioni sportive del territorio e raggrupparle in una giornata, in un open day. Ha avuto molto successo, l'abbiamo fatto per 3 edizioni. Quest'anno, causa Covid, insomma, la cosa è passata un po' in sordina, ma speriamo di ripartire alla grande l'anno prossimo nella nostra casa che è il Palasesto. Beh, diciamo che comunque, nonostante tutto quello che abbiamo passato, sinceramente io faccio anche i complimenti all'associazione, alla consulta delle associazioni di Sesto, perché è un miracolo che comunque si ritorni a vivere e comunque si ritorni ad animare con tanti giovani questa piazza. Abbiamo visto la consegna delle maglie e delle divise comunque dei tuoi bambini, insomma è stato molto emozionante. Sì, sì, dai, poi lavorare con i bambini è sempre una cosa bella. Quest'anno abbiamo la fortuna che un nostro genitore, che vuole rimanere anonimo, ma ha fatto questo gesto bellissimo di regalare a tutti i ragazzi la giacca, la sacchetta, la spilletta, che insomma è sempre un regalo, è sempre una cosa gradita. Bene, amici telespettatori di Legnano Web TV, vi ringraziamo per essere stati con noi e ci vediamo nel proseguimento dei programmi qui sul nostro canale. Alla prossima!